Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. Un saluto da Rosalba Nattero. Siamo in diretta e siamo in contatto con Giancarlo Guerreri. Ci sei, Giancarlo? Sono Giancarlo, eccomi qua. Eccoti, eccoti. Giancarlo Guerreri è scrittore, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante, e infatti vorrei partire proprio dall'ultimo romanzo che si chiama La maledizione di Dante, che è stato presentato all'ultimo Salone del Libro. Una precisazione, siamo in diretta, quindi potete tranquillamente interloquire con il nostro ospite mandando un messaggio WhatsApp al 348-423-0872. Allora, benvenuto Giancarlo. Benvenuto. Grazie. Allora, come mai ricorre sempre Dante nei tuoi romanzi? Ma guarda, Dante è un personaggio talmente eclettico, talmente incredibile, che al quale sì, è impossibile rimanere indifferenti. E forse fa parte proprio di un patrimonio mondiale, neanche nazionale. Quindi mi sono innamorato lentamente, sicuramente non grazie alla scuola, al liceo, perché in quel periodo veniva visto in una maniera abbastanza ostica e fastidiosa, ma noiosa, poi, sì, a volte è noioso, sì. Molto noiosa. E poi invece l'ho riscoperto con la maturità, con l'età avanzata, e ho scoperto soprattutto i suoi aspetti più misteriosi, quello per esempio era parte di una confraternita che era quella dei fedeli d'amore, di templare, e quindi è venuto fuori che Dante in realtà è molto più eretico di quanto non si pensi. Esatto, infatti ad esempio, secondo te Dante era un cataro? Perché c'è una discussione anche su questo. Dante, secondo alcuni è stato cataro, ci sono alcuni canti che sembra declinare questa sua tendenza, lui parla in modo molto velato, lui parla addirittura di reincarnazione, utilizza anche una simbologia che è legata un po' alla religione dei catari. E diversi autori che hanno proposto una visione di questo tipo proprio di Dante, prendendo spunto da dei punti legati a interpretazioni dei suoi testi, perché poi ricordiamo che normalmente noi leggiamo a scuola, studiamo tre livelli: il livello letterale, il livello simbolico, il livello allegorico, che sono quelli che ci permettono di comprendere il significato, però poi non dimentichiamoci che Dante stesso parla di un significato alternativo, lui lo chiama significato anagogico, quindi un quarto livello di interpretazione, che anagogico vuol dire poi esoterico, che lui lo nasconde sotto l'ovelame dei diversi strani. E questo, quando riusciamo finalmente, dopo averlo studiato in maniera scolastica e aver appreso quelle che sono le informazioni tecniche indispensabili, poi è possibile elaborare anche delle teorie dove si può scovare qualche cosa di molto più interessante, che è velato proprio sotto questo velo, diciamo, di mistero, velo alchemico, simbolico, molto più difficile da ritrovare, ma molto più fonte di grandissime soddisfazioni. Ecco, ecco un argomento che è molto controverso: come faceva Dante a conoscere la costellazione della Croce del Sud? Per forza, secondo me, mi sono fatta l'idea che doveva attingere da antiche conoscenze, perché anticamente si conosceva, anche nel druidismo si conosceva la Croce del Sud. Allora, ricordiamoci che per poter osservare la Croce del Sud non è necessario andare al Polo Sud, perché se vai al Sud lo vedi sulla tua verticale, poi se vai al Polo Nord vedi la costellazione dell'Orsa Minore con la Stella Polare. Ma diciamo che Dante era in contatto con i musulmani, era in contatto con molti mercanti, con molte culture, perché Dante aveva la possibilità di studiare dei testi antichi e aveva anche l'avuto modo di conoscere moltissimi viaggiatori, moltissimi mercanti. E quindi basta uscire dal Tropico del Capricorno per poter accedere alla visione della Croce del Sud. E lui c'è un punto in particolare del Purgatorio dove proprio si parla delle quattro stelle che lui vede, che videro e che furono viste solo dalla prima gente. No? Sì, la prima esatto, gente. Esatto.
no, Adamo ed Eva, quindi Adamo ed Eva si trovano nel paradiso terrestre che viene visto, viene diciamo collocato in cima alla montagna del Purgatorio, che è collocata nel Polo Sud. Quindi se Adamo ed Eva, che sono messi in pratica al Polo Sud, avessero alzato gli occhi, avrebbero visto la croce del Sud. Mm. Poi noi a scuola abbiamo imparato che quelle sono le quattro virtù cardinali, non si sa bene perché, quando è molto più semplice utilizzare un discorso di tipo letterale, quando mi parla delle quattro stelle è molto più facile immaginare che si parli realmente della croce del Sud, che sono quattro stelle messe quasi in croce. Sì, quindi, ma c'è anche da dire che la prima gente è stata interpretata come Adamo ed Eva, ma secondo altre interpretazioni esoteriche si parla, nel druidismo si parla dei primi come se fossero i primi che hanno abitato nell'umanità, cioè i primi dell'umanità in pratica. Ah sì sì, ma poi sai, è sempre allora, diciamo che Adamo ed Eva vanno letti in una chiave, sì, anche qui allegorica, perché certo, se prendiamo dei testi diversi noi li dobbiamo collocare in Mesopotamia tra Tigri e Eufrate, e quindi sì, potrebbero aver visto anche loro la croce del Sud, ma sicuramente non erano collocati al Polo Nord. Il giardino dell'Eden, il Garden Eden, che secondo alcuni studiosi come Biglino era un grande recinto nel quale venivano collocati questi esseri che erano stati geneticamente modificati dagli Anunnaki. Sì. Quindi anche tutta una letteratura bellissima, sono delle interpretazioni molto diverse. Certo. La Bibbia, che anche lì, cioè, poi ognuno deve un pochettino avvicinarsi empaticamente a quello che ritiene sia l'argomento più interessante, perché troveremo sempre degli ostacoli dove, diciamo, coloro che sono i detentori del sapere, i cattedratici, gli universitari, hanno sempre delle idee molto diverse. Io non me la sento poi di prendere delle posizioni radicali, però studiando un pochettino tutti quelli che sono stati gli approfondimenti da Zaccaria Sishkin all'attuale Biglino e altri, è molto probabile che una lettura della Bibbia diciamo letterale, Biglino parla del codice masoretico di Leningrado, quindi parla di una fonte molto molto antica, e di qui si possono estrapolare delle concezioni e delle visioni di una Bibbia che è molto diversa da quella che viene proposta diciamo dalla religione cattolica o dalla religione ebraica, però molte sono con lui, quindi anche lì è tutto. Oltretutto la storia viene scritta dai vincitori, e quindi la vera storia dell'umanità forse non la conosceremo mai, a meno che non ci rivolgiamo a quelle sacche storiche che non vengono minimamente considerate, parliamo del druidismo, parliamo delle società iniziatiche d'Occidente anche, sono delle sacche storiche che non vengono considerate dalla scienza. O al limite vengono considerate pseudoscienza con tutta l'accezione negativa del termine, e quindi come si fa a sapere come è andata esattamente? È difficile. Guarda, bisogna avere onestà intellettuale, mente aperta e essere disposti a cambiare idea, che forse è la cosa più difficile che ci possa essere, perché quello comporta una accettazione dei propri errori e delle proprie interpretazioni. Quindi è giusto assolutamente, io sono biologo, quindi insomma sono nato in una mente positivista e quindi ho una mentalità di quel tipo lì e non l'ho mai cambiata. Ciò non toglie che quando si presentano sul tavolo delle ipotesi di lavoro che possono apparentemente entrare in contrasto con quella che è una visione diciamo comune, è sciocco metterle sotto il tappeto. Poi se vengono che non sono vere o che sono delle ipotesi fantasiose, benissimo, dimostrare fare anche che sono ipotesi fantasiose, non soltanto che non è altrimenti troppo facile. Abbiamo una domanda per te. Allora, Pier Giorgio dice: per la suddivisione in inferno, purgatorio e paradiso, quale significato viene da analizzare? Ecco, ma cosa guarda, rispondiamo? Allora, parliamo di questo viaggio che è un viaggio metaforico, quindi se è un viaggio metaforico possiamo intenderlo come un viaggio alchemico all'interno di noi stessi, quindi mettiamo che l'inferno sia la parte più profonda della nostra
personalità, dove noi dobbiamo scendere per indagare quelli che sono i nostri vizi, che sono poi i vizi dell'umanità, quel mostro che c'è dentro di noi. Esatto, quel demone, esatto. È dentro di noi, che normalmente noi mettiamo sotto il tappeto anche lui perché ci fa paura. Non ammettiamo mai di avere delle pulsioni o di avere dei desideri o di essere comunque oggetto di seduzioni di quel tipo lì. Quindi, conoscendo il male fino in fondo, perché poi Dante in questa sua meravigliosa metafora pone la terra al centro, non solo al centro del mondo, ma al centro dell'universo, certo. Perché poi diciamo che la terra, il mondo era l'universo, tutto quando girava intorno, il centro della terra diventa il centro dell'universo, cioè tutta l'umanità. Quindi l'inferno è questo viaggio dentro noi stessi, un viaggio che gli alchimisti potrebbero definire l'anigredo. Esatto. E addirittura, se andiamo a vedere nella figura di Lucifero, che si trova nel 34esimo canto, immerso a metà nella ghiaccia del Cocito, noi vedremo che Lucifero ha una peculiarità che è talmente lampante che sembra quasi ovvia, ma prova a trovare un testo di scuola, del liceo, che faccia accenno a questa cosa. Allora, Lucifero ha tre facce, no? Tre facce di tre colori diversi, sì. Una nera, una bianca, una tra il bianco e il giallo e una rossa. Questo è scritto, certo, nel come nell'alchimia, praticamente. Sono le tre facce. E poi esiste una cosa molto particolare di Dante e di Virgilio, che salgono sul pelo di Lucifero e poi compiono una sorta di rotazione e si trovano capovolti. E Dante chiede a Lucifero: ma come mai sono capovolto? E Lucifero gli dice: no, tu ti sei raddrizzato. E allora questo ci fa ricondurre a un simbolo, che è quello del vitriol, sì, che recita: visita interiora terre, rectificando quem venies occultum lapidem. Quindi visita l'interno della terra, compi un qualche cosa, in questo caso è una rotazione su te stesso, e troverai la pietra nascosta, la pietra occulta, che può essere il Sacro Graal, può essere, certo, il Vello d'Oro, può essere, no, qualunque, la croce, può essere tutto, e loro trovano il canale della Natura Alborella che li porta dritti verso il purgatorio. E in quest'ottica il purgatorio può diventare una fase della successiva purificazione, quindi la purificazione diventa l'albedo, dopodiché c'è il paradiso, che coincide con la rubedo, certo, di Dio, eccetera, eccetera. Io trovo che tutto questo abbia un fascino incredibile, solo che l'esoterismo, che è stato da sempre il linguaggio delle società iniziatiche, viene messo in una veste di ciarlataneria, no? E invece potrebbe darci delle indicazioni notevoli proprio su di noi, sulla strada da seguire per purificarci, per diventare migliori, no? Guarda, io ti dirò ancora un'altra cosa, ti dirò che secondo me la suddivisione che tutti quanti fanno tra esoterismo ed esoterismo, no? Quindi le cose profonde, le cose profane, è una suddivisione farlocca, nel senso, sì, che non ha nessun significato. Secondo me la verità è una sola, e dovremmo imparare a usare termini tipo euterismo per indicare qualcosa di più concreto. Poi esiste un passaggio nella nostra vita, nel quotidiano, dove l'esoterismo è fondamentale per mangiare, per, certo, far benzina, certo, per qualche, certo, cosa. Ma poi la verità è un'altra. Quindi, però, non è più. Allora dobbiamo uscire un po' dai canoni del dualismo. E nel romanzo questo emerge abbastanza bene, perché poi nel romanzo sono stati anche scritti 740 versi che sono diciamo attribuiti a Dante. Poi in realtà è stato un atto di grande arroganza da parte mia scrivere queste cose, e questi 740 versi li ho mescolati a una quarantina di versi. Accidenti, complimenti. Versi veri di Dante, versi veri di Dante, insomma, danno un po' l'impronta. Diciamo, se uno è così convinto che siano dei versi particolari, beh, allora tirate fuori quelli di Dante e poi, certo, ne parliamo. Certo, c'è un'altra domanda per te. Interessante, sì, argomento. Vorrei chiedere al professor Guerreri il rapporto tra Dante e i Rosacroce. Grazie e complimenti, Davide.
Ma guarda, anche lì Dante e Rosa Croce, noi facciamo sempre, grazie Davide, facciamo sempre dei distinguo che sono un pochettino artificiosi, no? Dante Cataro, Dante Alchimista, Rosa Croce. Dante fondamentalmente è un iniziato. Certo. I iniziati pescano dalla cultura, quella con la C maiuscola in senso lato, e all'interno di questo serbatoio culturale, che è un patrimonio di tutta l'umanità, che parte dalla storia e arriva fino a oggi, ci stanno dentro i Catari, Santi Rosa Croce, certo. I Templari, i Fedeli d'Amore. Quindi è difficile riuscire a dire quanto dai Rosa Croce abbia preso o meno. Chiaro. Una cosa sicuramente l'ha presa e ne parla in un canto, e parla, per esempio, parla della distinzione tra corpo, anima e spirito, nella Chiesa è accertata invece soltanto la suddivisione tra anima e corpo. Da un certo concilio in poi, però, da un certo concilio in poi, che hanno abolito decisamente lo spirito. Assolutamente, hanno pare che sia il concilio di Nicea, sono sì, sì, quello, sì. Comunque loro hanno eliminato il congelo perché era già una cosa un pochino troppo complicata. Sì. Poi arriviamo addirittura a Steiner, quindi diciamo ai giorni nostri, entriamo nel dettaglio di una suddivisione che va ancora allargata perché ci sono degli aspetti ancora più, diciamo, di dettagli da declinare in maniera ancora più precisa. Certo, ma anche perché gli stati percettivi di coscienza vanno da una scala minima a una scala massima, quindi è difficile a volte fare una separazione netta. Sì, assolutamente. E poi entra in gioco la consapevolezza, quindi certo. C'è chi è consapevole in maniera diversa, e chi è consapevole del proprio corpo, chi invece certo. Riesce già a entrare in altri ambiti. Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità, ma stai con noi. Stai con noi. Ti aspetto. Ciao. Okay. Radio Dreamland. Share the vision. Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Torniamo a noi e stiamo dialogando con Giancarlo Guerreri su Dante e sull'esoterismo in genere. Sei con noi, Giancarlo? Oh, assolutamente sì. Perfetto. Allora, tu ti sei occupato anche di Giordano Bruno. Un grande, un altro grande eretico, bruciato sul rogo dall'Inquisizione. Giordano Bruno era convinto che l'universo fosse abitato da altre razze, da razze aliene, no? A Giordano Bruno lui ha fatto una scoperta sensazionale che ha destabilizzato completamente il mondo dei suoi tempi. Cioè lui ha parlato di infiniti mondi, infiniti universi, e quindi diciamo che in un'epoca in cui tutto cercava di essere centralizzato all'interno della Terra, la Terra era il fulcro dell'universo, lui insomma si è spinto in maniera molto avanti. Adesso sappiamo che siamo all'interno della galassia della Via Lattea, ai margini, ai bordi di questa galassia, che è una tra i 100 miliardi o 200 miliardi, certo. Non si sa, dell'universo, quindi vuol dire siamo proprio in una situazione di massima periferia. Difficile pensare che non ci siano altre razze nell'universo. È veramente impossibile. Perché anche
che statisticamente, a parte che hanno trovato, hanno scoperto molti pianeti di altri sistemi solari che vivono in una zona, diciamo, biologicamente compatibile con la vita, perché non deve essere né troppo calda né troppo fredda la distanza da una stella che sia compatibile per poter avere l'acqua allo stato liquido, quindi non solo gassoso oppure solido, quindi né troppo freddo né troppo caldo, perché se l'acqua c'è allo stato liquido. Ma questi sono canoni prettamente umani, non è detto che la vita sia per forza come la nostra, no? Assolutamente, è possibile che magari ci sia anche della vita sul sole, della vita perché noi immaginiamo una vita biologica magari basata sul carbonio, qualcuno parla addirittura di vita basata sul litio. Però possono essere delle forme di vita completamente diverse che non contemplano neanche, diciamo, una struttura molecolare atta a creare un corpo, può essere una cosa molto diversa. Certo. E figuriamoci se in un universo così il Padre Eterno o chi per esso ha sprecato tutta questa energia, tutto questo spazio, tutto questo tempo per dedicarsi soltanto alla vita su un microscopico pianeta di una qualunque galassia, cioè sarebbe veramente uno spreco di risorse inimmaginabile. E allora secondo te ci sono gli alieni? sono già tra di noi? Ma secondo me sì, assolutamente. Sto leggendo un libro di un certo Stefano Breccia che parla di un gruppo che si chiama Amicizia. Se andate su YouTube trovate, digitando Amicizia, delle bellissime interviste fatte recentemente da delle persone molto anziane. Adesso sono diventate molto anziane, ma queste sono dei fatti che sono verificati nel 1959. Mm-hmm. E quindi è una cosa molto interessante. Adesso lo sto leggendo perché sono approfondimenti. Credo che ho scritto un romanzo in cui compaiono gli alieni. Ah, che bello! Sì. Quello lo leggerò volentieri. Ne sto scrivendo un altro. A proposito di romanzi, parliamo un attimo anche del tuo libro. Di cosa parla La maledizione di Dante? La maledizione di Dante parla di questo Dante eretico, dove il protagonista, che è uno studioso, è un biologo, che è un insegnante, e scopre casualmente un manoscritto che è lungo 150 versi più o meno, quindi un canto della Divina Commedia. Lo scopre e va alla ricerca di un cattedratico di nome per poterlo far valutare, eccetera, eccetera. Poi da lì si innamora della sua assistente. E iniziano anche una serie di omicidi dove si percepisce che questo tipo di ricerca venga ostacolato da un gruppo di persone e aiutato da un altro gruppo. Quindi loro si barcamenano un po' all'interno di queste due forze, del bene o del male, per trovare poi il corpus completo, che sono 740 versi, quindi 5 canti completi di una Divina Commedia assolutamente eretica. Io, se vuoi, ho qui un pezzettino molto breve, volevo leggere, soltanto così per i lettori. Volentieri. Questo pazzo cosa sta dicendo? E veggio, tra i fantasmi del venturo, l'odore inferno comode passare, e quel che veggio è solo tempo scuro, intriso di dolore e malaffare. Son papi che tradiscono la scrittura e regni dove il mal vi vuol regnare. Son tempi che la mente, men che pura, ardisce di nascondere le flamme, poiché l'amor quasi le fa paura. Narrai io dell'inferno e le sue bramme, cantando di dannati senza speme e di demoni con lucide gramme, che vanno a flagellare chi più li teme. E va avanti così, cioè, comunque. E questi sono versi tuoi, però, no? Sono versi miei, ecco. Certo. Ma ti sei identificato un po' troppo con Dante, stai parlando come lui. Certo, che stiamo a fare? Certo. assolutamente sì. Volevamo. Quindi è un romanzo un po' alla Dan Brown, no? Sì, un paragone azzeccato, dato lui. Proprio per non nascondere nulla, faccio anche trovare il romanzo proprio di Dan Brown sul tavolino del protagonista, tanto voglio dire, non è che ho paura di questa storia, è una storia molto diversa, però si parla, è ambientato, diciamo, in due momenti. Un momento è nel 300, quindi in pieno esilio di Dante, dove Dante incontra dei personaggi realmente esistiti, perché c'è stata anche una ricerca storica piuttosto lunga e complessa.
dove ho dovuto collocare dei personaggi realmente vissuti negli ambienti che loro hanno frequentato in quel particolare periodo. Quindi non posso dire Cino da Pistoia era a Bologna in quell'anno, poi in realtà non si sia stato, era lì perché era lì per davvero. E poi trovano cinque luoghi dove Dante è vissuto ed è passato nel suo periodo dell'esilio, dove hanno fisicamente nascosto questi vari frammenti. Poi li trovano, poi c'è questa storia d'amore, ci sono dei morti ammazzati, insomma ci sono delle... Ci sono tutti gli elementi per intrigare. Sì. Tra l'altro Bonfiraro, che è il nostro editore, ha creduto molto, ha fatto anche questa bella copertina, ha fatto un'edizione... Sì, ce l'ho proprio qua davanti ce l'ho, diciamo che l'ho comprato al Salone del Libro, non l'ho ancora letto perché non ho avuto ancora il tempo di iniziarlo, però si presenta molto bene, devo dire, molto bene. Hanno fatto un'edizione veramente, veramente molto, molto curata e molto ben fatta, e lo ringrazio, come ringrazio anche Michele Foglio, che è l'editor, che è una persona squisita, che ha veramente dato un tocco di classe anche proprio ai contenuti, perché insomma, si sente che è stato curato da un professionista editore, tra l'altro ha vinto anche un premio, no? Come miglior editor d'Italia e miglior editor d'Europa come donna. Sono in ottime mani. Infatti, senti, siamo anche diventati, quindi è una cosa molto bella. Tu non fai mistero di essere un massone, della massoneria si dice tutto e il contrario di tutto. Io personalmente ho conosciuto persone splendide e molto idealiste anche che facevano parte della massoneria, però la massoneria spesso viene vista come una mafia che influenza la politica, forse anche per la P2, queste cose qua non hanno giovato alla massoneria, no? Cosa ne pensi? Giovato a nessuno, perché sì, quando si parla di queste cose mi viene da ridere, perché voglio dire, chi ne parla sono sempre persone che sono completamente all'esterno e quindi parlo di massoneria come io potrei parlare di tute spaziali, cioè non le conosco, inutile che stia lì a raccontare. Ma c'è questo alone di mistero che fa veramente ridere. Però ci sono stati anche dei punti oscuri, no? Quello della P2 è stato un punto oscuro, molto, molto grave, molto brutto, una macchia che sembra essere diventata quasi ormai indelebile. Spero poi che col tempo qualcosa si trovi uno smacchiante. Sì, che venga cancellato tutto quanto. Infatti. Ma guarda, il discorso è ancora un altro. Se vogliamo uscire da questo loop, dobbiamo dare l'esempio. Allora, soltanto con l'esempio, tu mi hai detto, ho conosciuto dei massoni per bene, come persone. Allora quelli diciamo, dovrebbero essere un po' i canoni di coloro che frequentano questo ambiente. Io vi dico soltanto, non esprimete giudizi, ma neanche giudizi positivi, perché non si sente a dare giudizi positivi. Dall'esterno è difficile, insomma. Conoscete, no? Perché è sempre difficile. Conoscete qualcuno che sia un massone, se lo considerate una persona per bene oppure un delinquente? Ecco, se è un delinquente probabilmente non ha tanto a che fare con la massoneria, ma con altre organizzazioni meno iniziatiche. Esatto. Cioè, una persona per bene probabilmente, insomma, stiamo parlando di qualcuno che vive nello stesso ambiente. Io la frequento da tantissimi anni, mi trovo molto bene, sono contatto con veramente centinaia di persone che sono dei splendidi. Mi hai fatto anche conoscere il Gran Maestro, che con cui ho fatto un'intervista bellissima, tra l'altro. Certo. Ecco, ma nella tua massoneria, cioè ci sono tante aree della massoneria, in quella che tu fai parte. Gran Loggia d'Italia. Ecco, la Loggia d'Italia. Accetta le donne? Accetta le donne perché fa proprio parte del nostro tessuto, anche se non c'è nessun motivo per non considerare iniziabili delle donne. Altre obbedienze, anche molto grandi, invece non le accettano, e quelle sono delle scelte che... Certo. Non vado neanche a sindacare, ho imparato a non cercare di non convincere mai nessuno, perché per il fatto che non me ne frega assolutamente niente, detto proprio fra di noi, io non voglio convincere nessuno, non è il mio mestiere, io cerco di fare la mia vita, di comportarmi come credo che ci si debba comportare dal punto di vista etico, faccio la mia strada,
e se qualcuno la pensa diversamente faccio di tutto perché possa esprimere il suo pensiero, non faccio nulla per convincerlo, al limite gli dico guarda io la penso diversamente per questo motivo, tu continua pure a pensare come ti pare, io ti rispetto per quello che sei, non per quello che pensi. Giustissimo. E quindi non sono né un imponitore né un venditore, certo, di attrito, perché non fai missionarismo, diciamo. No, assolutamente. Poi uno dice guarda io vorrei capire, vorrei approfondire, ma come mai qua, come mai là? Benissimo, te lo spiego senza nessun problema, poi fai tu l'uso che credi, ma non è il mio mestiere convincere tra nessuno. Tra l'altro ci sono stati dei convegni in cui che mi sono arrivati forse proprio da te, in cui si è cercato un dialogo tra massoneria e chiesa. Sì, qua ho fatto diciamo un'intervista a Don Derio, che è vescovo di Pinerolo. Non era un'intervista, era un convegno con tanto di moderatore che poneva delle domande a me nella veste di rappresentante, diciamo, della massoneria, e a Don Derio come rappresentante della Chiesa Cattolica, perché poi il discorso è questo qua. Ho scoperto questa persona, una persona veramente squisita, di grandissima apertura, e abbiamo cercato i punti di contatto piuttosto che esasperare le differenze. Per me il dialogo funziona così. Cioè, se vogliamo, avete trovato dei punti di contatto? Assolutamente sì. Tra l'altro è una intervista, anzi, non è un'intervista perché è un convegno, diciamo così, eravamo in tre, ed è su YouTube, se qualcuno vuole andare a vedere. Sì, chiesa, sono curiosa, perché mi sembrano due cose inconciliabili, tutto sommato. Giro il link, dove metterlo anche sul sito. Sì, così, sì, volentieri. Interessante, dura un paio d'ore, quindi dovete prendere un po' del vostro tempo. Certo. Ma è una cosa per me è venuta molto bene, e lui ha raccontato, tant'è che abbiamo detto guarda andiamo avanti, perché è un discorso che non possiamo esaurire in un paio d'ore. Quando parliamo del dogmatismo, del relativismo e tutte queste cose qua, dobbiamo approfondirlo in una maniera un pochettino più sensata, no? Certo. Allora, io credo che il tempo a nostra disposizione stia per scadere. Vorrei ricordare ancora il libro La maledizione di Dante di Giancarlo Guerreri, edizioni Bonfirraro, e merita veramente, perché io me lo leggerò con molto gusto. E ti ringrazio Giancarlo, ringraziamo Giancarlo Guerreri e ricordiamo ancora il romanzo La maledizione di Dante, scritto da Giancarlo Guerreri. Va bene. Grazie mille. Buonasera. Ciao. Ciao. Abbraccio, ciao. Ciao, ti abbraccio. Chiudiamo qui questa nostra trasmissione, grazie per averci ascoltato, rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.